bentornato, amico, con l'appuntamento di video horror della settimana. I video che ho scelto oggi per te sono davvero spaventosi. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Nel primo filmato, il cacciatore di fantasmi del canale Ghost Paranormal si reca in questa casa, dove si dice che abitasse una vecchia signora. Secondo i racconti fatti dai parenti di questa signora, la donna, ormai prossima alla morte, pur di non morire, avrebbe deciso di prolungare la sua vita, praticando dei riti strani. Nonostante ciò, la donna dopo un po' morì e i nipoti entrarono in possesso di questa casa. Purtroppo, dopo un po' di tempo, incominciarono a manifestarsi degli strani fenomeni. Porte e finestre si aprivano e si chiudevano da sole. Alcuni oggetti venivano lanciati a terra da una forza invisibile. Sempre secondo i testimoni, su alcuni specchi sarebbe apparsa la figura di quella donna anziana. Dopo qualche anno, i nipoti della donna sarebbero morti, non di una morte naturale, ma uccisi dall'entità di quella donna anziana che ancora oggi è rimasta lì, in quella casa, ad aspettare la prossima vittima. Il cacciatore di fantasmi del canale Ghost Paranormal si è recato sul posto per verificare che le voci che girano su quel posto siano vere o siano solo una montatura. Arrivato lì, incomincia la sua indagine in questa casa. Alcuni oggetti su un mobile vengono spostati da una forza invisibile. Da qui le cose incominciano a peggiorare. Recatosi in un'altra stanza, il cacciatore di fantasmi riprende la porticina di una piccola stufa che incomincia ad aprirsi e a chiudere da sola. Di fronte a fenomeni del genere, qualsiasi persona sarebbe fuggito via da quel posto. Ma nonostante questo, l'indagatore del paranormale continua le sue ricerche e, spostandosi in un'altra stanza, riprende un televisore. Ciò che succede dopo è spaventoso. Sullo schermo della TV spenta appare una croce con una sbarra sotto, simbolo di una manifestazione di un'entità maligna. La situazione sembra peggiorare ancora di più quando il Ghost Hunter trova una tavoletta con incisa la figura della Madonna. L'entità di quella casa sembra infastidita ed è a quel punto che si scatena l'inferno. Sembra che tutta la casa incominci a tremare. Il Ghost Hunter a quel punto non può fare altro che raccogliere tutti i suoi strumenti e andare via di corsa. Una domanda però bisogna farla. Quell'entità era lo spirito di quella signora anziana che è morta? O era qualcosa di peggio? Nel prossimo video, tre investigatori del paranormale decidono di condurre un'indagine in questo vecchio rudere, dove si dice che vengano praticati riti satanici. Andando avanti, notano una piccola torre con una finestra. Mettendo a fuoco la telecamera, notano che dentro c'è qualcuno. Non so, però se è algo, si sta muovendo.
Dalle immagini si può notare che dentro la torretta c'è una figura femminile. A quel punto, i cacciatori di fantasmi si recano sul posto per vedere chi potrebbe essere quella strana figura. Ma una volta arrivati lì, trovano solo una stella disegnata a terra con delle candele ancora accese. E di quella donna nessuna traccia. Dopo di ciò, i tre si affacciano a quella finestra e notano che è la stessa figura che prima era nella torretta. Adesso si trova giù. A quel punto decidono di scendere e andare a controllare. Ma una volta scesi, quella strana donna dai capelli lunghi sparisce ancora. È incredibile la velocità con cui si sposta quell'essere. Se fosse stato un essere umano, non sarebbe stato in grado di spostarsi a quella velocità. Quindi, molto probabilmente, potrebbe essere uno spirito o un demone evocato da un qualche rituale praticato in quel posto. In quest'ultimo filmato viene fatta un'indagine in questo ristorante, ormai abbandonato da anni. Secondo alcune voci, questo luogo sarebbe infestato dallo spirito di una donna. L'uomo che sta investigando sulla cosa entra nell'edificio e incomincia a perlustrarlo. Ad un certo punto si incominciano a sentire degli strani suoni, seguiti subito dopo da degli strani versi. Mentre l'uomo gira la telecamera, davanti a lui si materializza la figura di una donna con i capelli lunghi. A quel punto l'uomo, terrorizzato, fugge via, ma non finisce lì. Lo spirito della donna dai capelli lunghi sembra riapparire davanti al davanzale di una porta, spaventando a morte l'uomo. Potreste pensare che sia tutta una montatura. Anche io pensavo la stessa cosa, ma rivedendo il video si può notare che l'uomo è realmente spaventato. Non era a conoscenza di ciò che si sarebbe trovato davanti. Se vi fosse trovati nella stessa situazione di quella persona, come avreste reagito? Sareste scappati via? O sareste rimasti lì per capire chi potrebbe essere quella donna? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!